Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo, in formato video, dove io personalmente vi leggo i bugiardini. In questa nuova serie di video, tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute. In questo video ti parlo della malattia o patologia broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. La broncopneumopatia cronica ostruttiva, anche nota con la sigla BPCO, è un insieme di malattie respiratorie che interessano polmoni e bronchi e provocano difficoltà a respirare. È una condizione cronica, di lunga durata quindi, i cui danni sono spesso irreversibili e possono essere solo controllati. È fondamentale la prevenzione, iniziando dall'abolizione del fumo, una delle prime cause di questa malattia che colpisce solo in Italia 3 milioni di persone. I suoi sintomi tosse, fiato corto e respiro sibilante possono progredire anche in danni molto più gravi per la persona, tra cui enfisema e polmonite. Che cos'è la broncopneumopatia cronica ostruttiva? La broncopneumopatia cronica ostruttiva è un disturbo respiratorio complesso che colpisce i bronchi riducendo la funzionalità polmonare. Tra le malattie che compongono il quadro della BPCO c'è la bronchite cronica, vale a dire uno stato infiammatorio della mucosa bronchiale che determina un'alterazione dell'albero bronchiale e, quindi, una difficoltà nello scambio gassoso tra l'aria inalata e l'ossigeno assorbito dai polmoni. È un disturbo che coinvolge organi e tessuti, a partire dal cuore. Lo stato infiammatorio protratto nel tempo è anche una delle cause dell'enfisema, che consiste in un danneggiamento degli alveoli polmonari, le strutture dei polmoni in cui avviene effettivamente lo scambio tra aria e sangue. Quali sono le cause della broncopneumopatia cronica ostruttiva? Le cause della malattia possono essere diverse. Nella grande maggioranza dei casi la BPCO è provocata dal tabagismo. Il fumo svolge un'azione irritativa costante sui bronchi, determinando un'aggressione cronica alla funzionalità respiratoria. Le altre cause sono l'inquinamento e l'esposizione a sostanze tossiche di origine industriale, il deficit di alfa-1-antitripsina, determinato da una malattia genetica caratterizzata dalla mancanza di questa proteina che protegge i polmoni. Quali sono i sintomi della broncopneumopatia cronica ostruttiva? I sintomi della BPCO sono difficoltà a respirare, dispnea, tosse persistente, dolore durante la deglutizione, produzione eccessiva di muco, con catarro bianco o giallastro, con piccole perdite di sangue, respiro sibilante, fiato corto, febbre, brividi di freddo, dolori articolari, faringite, raucedine, oppressione al torace, debolezza, disturbi del sonno. Come prevenire la broncopneumopatia cronica ostruttiva? La prima prevenzione della BPCO si attua smettendo di fumare. Il fumo di tabacco, sigaretta, sigari o pipa, irrita le mucose e favorisce l'instaurarsi dei processi infiammatori. Ugualmente bisognerebbe ridurre l'esposizione all'inquinamento e a sostanze tossiche, ad esempio mediante l'uso di mascherine nelle condizioni più a rischio. È necessario che gli ambienti domestici e lavorativi siano umidificati. In tutti i casi è importante osservare regole di igiene, quali lavare bene e con frequenza le mani, seguire un'alimentazione equilibrata e bere a sufficienza. Diagnosi. Per la diagnosi di BPCO lo specialista pneumologo deve ricorrere a diversi esami per escludere altre patologie e identificare con precisione i segni e lo stadio di degenerazione della funzionalità respiratoria. Esami del sangue, per la conta leucocitaria e per la ricerca di stati infettivi. Esami di coltura sull'espettorato, per determinare la presenza di batteri nel muco ed escludere altre infezioni. Radiografia del torace, RX torace, per valutare la presenza di segni di infezioni più estese, polmonite. TAC, nei casi in cui sia necessario individuare eventuali anomalie dei polmoni e delle vie aeree in generale. Spirometria, per misurare la quantità di aria che si immette nei polmoni. Test di provocazione bronchiale, per la misura dell'ossido nitrico presente nell'aria emessa, espirata, che indica il livello di infiammazione. Emogasanalisi, che permette di misurare la quantità di ossigeno trasferita ai polmoni, il pH del sangue e l'eliminazione di anidride carbonica. Trattamenti. Il primo trattamento della broncopneumopatia cronica ostruttiva è l'abolizione totale del fumo, che è una misura preventiva, ma anche terapeutica. Smettere di fumare permette di frenare la progressione dei danni ed evita la riacutizzazione. Il trattamento farmacologico della BPCO è complesso e deve essere pianificato attentamente dallo specialista pneumologo, mentre il paziente deve attenersi alla terapia per avere il massimo del beneficio. Essa include
Broncodilatatori, farmaci che permettono di rilassare i muscoli, che controllano e circondano le vie respiratorie, favorendo la respirazione. Corticosteroidi, che hanno un'azione antinfiammatoria e, quindi, contrastano la broncocostrizione. Teofillina, un farmaco che favorisce la funzionalità respiratoria. Antibiotici, che possono essere utili quando è presente un'infezione batterica, accertata tramite esami diagnostici, ad esempio nella polmonite. Ossigenoterapia, che permette di compensare la difficoltà a ottenere la quantità necessaria di ossigeno per il funzionamento degli organi e dei tessuti, in particolare dei muscoli, a cominciare dal cuore. Riabilitazione polmonare, che consiste nella combinazione di esercizi per rafforzare la muscolatura di sostegno nella respirazione e di altri supporti terapeutici che aiutano il paziente a recuperare in parte la funzionalità polmonare perduta o compromessa. Fonte: informazioni rilevate dal sito humanitas.it. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima patologia esaminata.